Sì, lo so, sono ancora in coma, ma stavo dormendo fino a 30 secondi fa, perché ho detto oggi non c'è cantiere, posso dormire un po' di più, posso dormire un'oretta in più. Invece qualcuno ha deciso di parcheggiarmi in giardino. Parcheggio perfetto. Sono basito. Tra il basito e lo stupefatto, non ho idea di come abbia fatto, si è sentito un botto della Madonna. L'unica cosa che c'è nella via, che non è neanche una via ad alta velocità, è il parcheggio. Lui era parcheggiato davanti, ha detto che era convinto di aver messo la retro, invece, piedone da panico, mi ha preso in pieno il muretto, ha tirato giù il muretto, la porta, è arrivato a 10 cm dal tubo del gas, principale di tutto il palazzo, e ha tirato giù, non l'idrante, la bocchetta, la manichetta dell'antincendio, che non è esplosa per puro culo, se no a quest'ora staremo qua navigando nell'acqua. Adesso stiamo aspettando i vigili. Il ragazzo mi sembra anche parecchio postumi, coi postumi. Adesso vediamo. Sono basito, cioè non so cosa dire. Adesso aspettiamo i vigili. Io ho già tentato di rintracciare il proprietario di casa, ma non mi ha risposto, non c'è pericolo che scappi perché l'auto gliela devono strappar via col carro attrezzi, perché c'è sopra tante di quelle macerie, c'è sopra proprio la colonna portante del portoncino. Ci mancava questa. Quindi, allora, lo show oggi penso proprio che lo salta e inizia più tardi. Non so cosa dirvi. E preparatevi a un altro cantiere, perché anche qua ci sarà un altro cantiere. Ci aggiorniamo un po' più tardi, dopo che ho finito di bestemmiare dentro. A me viene da ridere, ragazzi, cioè in questo periodo c'è proprio, ci mancava questa, come se avessi poca roba di cui occuparmi. Viene da ridere, poi in paese questo è tipo un evento, quindi si stanno accalcando tutti, manco fosse arrivato, che cazzo ne so, Rocco Siffredi a fare uno show, cioè molti di voi stanno ridendo, rido anch'io, ridiamo tutti, tanto non ci si può fare niente, cioè per quelle cose che capitano e non te la puoi certo prendere o incazzare, sarebbe inutile. Aggiornamentino, allora, la macchina l'hanno presa radicata, come avete visto, quello che non si è distrutto nell'incidente gliel'hanno distrutta al carro attrezzi. Ora uniamo l'utile al dilettevole, o meglio, facciamo di due in uno. Chiamato l'impresa che stava facendo i lavori ad Anna, tre quarti d'ora manda qua due operai, un camion, trita quello che deve tritare e libera le macerie. Più che altro fanno a pezzi tutto il pilone che non si può spostare da solo. E poi oggi metterò una pezza lì per cercare di non lasciare proprio aperto, che non mi entri proprio la gente qua nel capannone. La presa con filosofia, ragazzi, che vi devo dire. Allora, stiamo aspettando i muratori di Anna che arrivano, sono andati a recuperare il martello pneumatico in cantiere da lei, così portano via le macerie. Però, siccome i coglioni vanno in coppia, mi sono distratto un secondo, guardate dove ha parcheggiato uno. Un genio. Adesso ti mando una foto. C'era questa persona, un mio giovane. Viene voglia quasi di caricargli le macerie sul portabagagli, così se le porta via lui. 5 secondi mi sono distratto. Sono andato al bar a prendere un caffè, parcheggiato davanti alle macerie. Non mi capacito. Poi vi spiego come ha fatto, perché abbiamo capito come ha fatto il ragazzo a fare. Dopo vi spiego tutto, perché è esilarante la situazione. Sta diventando un film dei Monty Python, ragazzi. Sono arrivati i due muratori, no? Dall'impresa di Anna. A parte essere andati nella stessa via, ma a Milano, invece che qua, allora arrivano, scendono dal camion, ci hanno detto di spaccare e tirare fuori le macerie. Arrivano con mazzetta da 3 kg e scalpello. Una mazzetta da 3 kg e scalpello in due. Li guardi, così finite domani mattina. Ma non abbiamo il martello pneumatico. Ma andate nel cantiere dell'ambulatorio di Anna, siete la stessa impresa, è qua a 2 chilometri, prendono, vanno, tornano, attaccano la corrente, però è mezzogiorno, mangiamo un panino e poi iniziamo. Quindi sono seduti sul furgone, con io e il proprietario di casa, è passato anche un maker senior, che aspettiamo, e loro seduti sul furgone che mangiano, uno un panino e l'altro la banana. Io presto o tardi migro verso altri lidi. Questa è la mia idea di ficcanza ed efficienza. 4 ore dall'incidente.
nessuna maceria, tutto messo in sicurezza. Quelli li abbiamo tenuti perché sarà dura ritrovare questo disegno qua, probabilmente bisognerà fare una cassaforma apposta. Tamponato tutto con un bancale, messo tutto, è andata, fatto anche una piccola reliquia di archeologia qua, giusto per tenere fermo la porta che comunque è divelta e andrà cambiata. È andata veramente di culo con l'attacco della manichetta, perché questo attacco qua è dentro che fa caldo, è collegato a monte del mio impianto, non a valle, quindi se si fosse divelta quella e si fosse sfondata non avrei mica potuto chiudere l'acqua io. E io non so bene quanti bar di pressione abbia dentro quell'affare lì, ma non certo due. Adesso, domani dopodomani viene subito l'idraulico a dare un occhio al coso dell'antincendio, se si è solamente stortato un giunto, se è solamente l'incamiciato che è storto, così almeno in sicurezza. Poi muratore per rifare il muretto, fabbro per rifare la porta, e secondo me un mesetto, un paio di mesi lo sistemiamo. Facciamo una roba, mi faccio un caffè, il secondo caffè della giornata, e vi racconto com'è andata, perché ha del ridicolo, perché mi avete chiesto se il ragazzo era fatto o no. Vi racconto esattamente com'è andata perché è esilarante comunque. Allora dai, vi racconto questa esilarante storia, tanto tra un'ora esatta ho un appuntamento qua, quindi non mi metto a fare nient'altro. Se avanza tempo finita la storia, anche perché devo dirvi un po' di robe oltre a questa che avrei dovuto dirvi stamattina, ma ovviamente sono rimasto bloccato lì. In pratica, partiamo dall'antefatto, quello che non riguarda l'incidente. Alle 6 della mattina, ieri alle 5 ho deciso di, sì, dormo un po', non ho neanche il cantiere alle 7, sono le 5, poi 3 ore me le posso dormire tutte. Per questioni varie che non vi sto dicendo, che sono subito attribuite ad Anna, ma non è così, sto da una settimana sto dormendo sul divano perché ho dei problemi nel dormire a letto per posizioni, va, non sto a raccontarvi i cazzi miei, quindi mi sono messo sul divano, ho detto, minchia, 3 ore, mi faccio 3 ore di sonno, alle 5 e quarto, i soliti pensieri, inizio a pensare alle cose, quindi non so bene, a un certo punto mi addormento, sei lì ancora nel primo dormiveglia, quello dici, i pensieri si tramutano in sogno e boom, una botta bestiale tremenda, tutti i cani che abbaiano, un casino. Mi alzo, mi infilo giusto i pantaloni, esco, e c'è uno con un ciocco, è entrato, l'avete visto, no? È entrato praticamente, ovviamente, non l'adrenalina, l'incazzatura mi è salita a 1000, cioè ero pronto a tirarla giù dalla macchina. Scende dalla macchina, fa l'alto, miracolo, non si è fatto niente, non si sono neanche aperti gli airbag, ed è un ragazzo giovane, avrà avuto, 21 anni, 22, ma giovane. Guarda, ma come cazzo hai fatto? E non lo so. Allora io lì per lì ho pensato fosse fatto o con dei postumi. In realtà era un po', come si può dire in modo politicamente corretto, era un po' Simple Jack, per chi capisce la citazione. Infatti anche se visibilmente spaventato e un pelino sotto shock per lo spavento, continua a sorridere. Più lui sorride, più io mi incazzo. Questa è la realtà. Però vabbè, chiamiamo i vigili. Lui continua a non saper dire come sia successo, chiamiamo i vigili, vengono fuori. Tra l'altro non gli hanno fatto né l'alcol test né niente, hanno visto che stava bene, ha battuto solamente un po' la faccia, perché secondo me non aveva neanche la cintura, perché poi abbiamo scoperto stava parcheggiando. Poi arriva l'ambulanza, lo visitano, lo porta via, arriva anche il padre più sconvolto di lui, perché si viene a sapere che la macchina ha una settimana e lui era al suo primo giorno di lavoro in un'azienda qua dietro, per cui a un certo punto sono passato dall'incazzatura alla compassione. Cosa ha fatto Morale? Davanti a quella porta lì ci sono dei parcheggi a spina di pesce, ok? Lui che ha fatto? Manovra, fate conto che il telefono, la telecamera sia la porta dove lui è entrato. Quindi lui si è messo di punta verso la porta per parcheggiare in retro nel parcheggio dietro. Poi una volta arrivato di punta da quello che abbiamo evinto, non ha messo la retro, ha lasciato la prima, complice il cambio automatico, che quindi non ti dà neanche la modulazione tra frizione e acceleratore. Ha premuto. Quando ha visto che stava andando avanti piano, secondo me si è spaventato, anziché pigiare forte sul freno, ha pigiato forte sull'acceleratore, il classico piedone da panico, e boom, è andato completamente addosso alla porta ed è entrato. È mistico, allora, fosse stato fatto drogato, ubriaco o di che genere, probabilmente a quest'ora l'avrei fatto portare via con le macerie, però siccome era appunto un Simple Jack, non me la sono neanche presa, tanto lui ha l'assicurazione, io sono assicurato con lo stabile,
si tratta solo della rottura di palle, di far ripristinare tutto e fare i lavori. Però sono cose che capitano, è inutile prendersela quando avvengono queste cose, no? Che tra l'altro nella sfiga è andata di gran lusso, perché 30 centimetri più avanti, come vi ho detto prima, faceva fuori la manichetta antincendio, io su quella non ho controllo, e quindi avrebbe inondato tutto, dovendo chiamare la 2A o chi per lei per chiudere, perché io non ho accesso a quella manichetta lì a livello di chiusura a monte. Ma ancora peggio, 20 centimetri più a sinistra avrebbe preso in pieno il contatore del gas, ma proprio in pieno, e con la botta che ha dato si è riuscito a sfondare la porta, tirare giù tutta la colonna, tirare giù metà della staccionata, avrebbe sicuramente sfondato il mobiletto davanti al contatore del gas e avrebbe divelto il contatore del gas che è dietro la sala server. Quindi non ho idea cosa sarebbe successo a quel punto, magari niente, magari no. Certo che poteva andare anche meglio volendo guardare così, perché poteva prendere in pieno il muretto e non avrebbe tirato giù l'infisso, che è più lungo e una menata da ricostruire. Oppure ancora meglio, poteva andare 10 metri più in là ed entrare con la macchina direttamente in camera da letto. Tutto, io stavo dormendo sul divano, in camera da letto c'è Anna, a me che cazzo me ne frega. Però è andata così, mi avete mandato una tonnellata di messaggi, alcuni con delle battute esilaranti, quindi dire, alcuni mi dispiace, ragazzi succedono queste cose, è inutile prendersela male o viverla male, va così, ti incazzi 5 secondi, poi l'ineluttabilità della vita, quando peschi il cartoncino imprevisti o lo affronti nel modo giusto, chiami l'impresa, fai portare via le macerie, risolvi tutto in tempo zero, oppure se ti abbatti è finita, anche perché poi se ti abbatti la sfiga si incaponisce e te ne succedono uno via l'altra. Le battute più belle sono: ti hanno dato la possibilità di fare definitivamente l'Amazon Locker, e in effetti adesso potrai rifare il portone con integrato l'Amazon Locker, che non è da escludere. E l'altra battuta più bella è: sei così influencer che quando la mattina che non hai il cantiere, è il cantiere che viene da te. Questa è la battuta più bella di tutte che avete fatto. Vabbè, vi faccio vedere poi come si evolve la situazione anche di questo piccolo cantiere qua. Ora, c'ho qua un po' di bordello, come vi ho detto aspetto una persona per un lavoro, e quindi metto a posto. Prima finisco la giornata di merda finendo l'ultimo scurone, devo solo attaccare la ferramenta, e dopo, quando è andato via l'appuntamento, vi dico le due cose che vi devo dire stamattina, non ho fatto in tempo, che tanto sono due cose che interessano a voi, per cui ve le posso dire benissimo dopo, a me non me ne frega niente. Vediamo di mettere assieme stare, poi magari stasera faccio ancora un salto in cantiere da Anna, che vedo se stanno piazzando, facendo le tracce per le scatolette elettriche al punto giusto. È così, ragazzi, sono così influencer che quando non ho il cantiere viene da me. Bellissimo. Allora, è passato di qua il proprietario della Zeca, non so se vi ricordate la Zeca, l'azienda con la quale abbiamo realizzato questa bellissima ficcanza qua retrattile che non esiste al mondo e ce l'ho solo io, e mi ha portato un po' di roba. Allora, questo che non lo vedrete, questo che lo vedrete tra poco perché c'è da fare un lavoro. Ma c'è da fare, non io, noi dovremmo fare un lavoro su questo pacco, quindi lo vedete tra poco. Quei quattro che non sono miei e quindi li vedrete quando li avrà anche di dovere. E poi questi. Perché ha guardato tutte le mie storie da quando abbiamo fatto il banco e ha visto che usavo quello, e l'alternativa era o mi dava due di questi da integrare oppure mi sputava in faccia. Mi ha dato questa doppia scelta, io dopo la mattinata di oggi ho scelto, piuttosto che lo sputo in faccia, integrare anche questi. Quindi, tubo flessibile, lo archiviamo e presto facciamo un update dell'update dell'update del banco da guerra e aggiungiamo i cavi retrattili, che devo dire in effetti mancavano, Io non avevo osato chiedere anche l'avvolgitubo per quelli, però mancavano, perché non è comodissimo avere quel cavo là che si attorciglia, per quanto sia morbido, e non è il massimo. Con questi dovrebbe andare tutto meglio. Ora, vi posso dire solo una delle due cose che vi avevo detto, che vi avrei detto, perché l'altra devo aspettare domani.
Quel marrano dell'apprendista hobbista ne ha inventata un'altra delle sue. Dopo aver inventato il podcast con l'intervista ai maker, ha deciso di fare un nuovo format, che è fare live. Praticamente una live in diretta sul suo canale YouTube, questo è il link, quindi iscrivetevi, in cui raggruppa maker, co-host della trasmissione e si parla di un argomento specifico in diretta. Stasera è la prima puntata, io sono uno dei tre ospiti insieme a White Ghost e il Califfo. Sarà un'esperienza molto interessante, perché come ha detto anche lui è un format all'americana, quindi sì, c'è una traccia, parliamo, ma sarete voi soprattutto con i vostri commenti live in diretta a animare la discussione e darci il filone di che direzione prendere. L'argomento di questa prima puntata sono i sordi, quindi un argomento frizzantino, per non dire addirittura ficcante. Quindi stasera alle 9 sul canale dell'apprendista hobbista, qua il link, prima live, fare talk. Mi raccomando, Mirko di tutto il mondo, dato che l'argomento sono i soldi, unitevi. Io vi prometto che sarò spudorato anche durante questa live. Arriverò in divisa, non arriverò pettinato, ma se tanto mi dà tanto per come è iniziata la giornata, alle 9:05 mi esploderà il modem, quindi potrei non esserci, no. Speriamo di no. Sarà un'esperienza interessante. Mi tremano un po' i polsi, a dire la verità, vi dirò, perché è live comunque. Io sapete che queste storie sono indifferite ai 5 secondi, quindi quando sparo una bestialità un po' troppo politicamente scorretta, cancello la storia e la rifaccio. Lì invece siamo live. Speriamo. Ora, io mi ritiro nelle mie stanze a continuare la parte di progettazione che ieri non ho concluso. E è vero che progettiamo assieme, ma vi faccio vedere la roba arrivata a un certo punto, sennò veramente è un casino. A tutti quelli che mi stanno... bella accelerata. A tutti quelli che mi stanno chiedendo ostinatamente perché sto dormendo sul divano, magari un giorno ve lo dirò. Adesso no, sapete che condivido quello che condivido, sembra tutto, ma non è tutto. Alcune cose rimangono fatti miei. Quindi portate pazienza o rassegnatevi. Ci vediamo un po' più tardi. Almeno sto anche un po' seduto. Divano, seduto. C'ho una certa età, i 40 li ho passati da poco, dopo tutto. Allora, sembra un po' di rivivere i tempi di Twitch. Col computer, lo sfondo, pacchetti di sigarette ovunque e la birra, ma nascosta perché la live non è mia. Ma non è così. Live sul canale YouTube dell'apprendista hobbista, tra 3/4 d'ora parliamo di soldi, quelli che mi ci rivolgono a fare il muro. Dai, venite sul canale dell'apprendista hobbista, iscrivetevi e venite. Quanto odio ste cuffie, ma se il cane non la smette di mangiarsi le AirPods, devo usare quelle col cavo. Ok, allora, live finita. È stato per me uno spettacolo, ragazzi, divertentissimo. L'unica altra live fatta l'avevo fatta da solo e non è assolutamente la stessa cosa farla in gruppo. Spero ne faccia altre, perché secondo me è stata anche interessante da vedere, a giudicare dalla mole di commenti che avete fatto. Per me è stato bellissimo, mi sono divertito. Non mi divertivo così da un po'. Sono le 11, allora direi che ci vediamo tranquillamente domani, non ho idea di quale sarà il programma, sicuramente in mattinata farò un salto in cantiere, anche perché devo anche ritirare delle cose da One Maker Mother e One Maker Senior. Io mi auguro solo che stanotte non mi atterri un aereo sul capannone, perché il periodo è un po' sfigatello. Ci vediamo domani. Buongiorno ragazzi, allora no, nessun aereo si è abbattuto sul capannone questa notte, quindi... tutto bene, nessuna buona nuova. La mia nottata sul divano è andata come è andata, sono un po' rincoglionito, sono stanco, non sono sveglio da ora, sono sveglio da un po', anche perché ero in arretrato mortale con i video su YouTube, era 4 giorni che non montavo e pubblicavo, quei video lì stanno diventando un vero problema, non riesco a starci dietro. Giornata di oggi, giornata tranquilla ragazzi, sono ancora un po' convalescente, è vero che voi non vi ho ancora raccontato che è successo, magari ve lo dico più tardi, però... giornata morbida, quindi salto in cantiere per vedere a che punto sono, come sono andato avanti, perché ieri non sono andato, così già che ci sono parlo anche con l'impresa per il muretto di là, già che sono lì gli chiedo se mi fanno una quotazione per il rifacimento di là. Poi una volata da One Maker Mother, One Maker Senior, che mi hanno avvisato di essere arrivato un pacco da loro, non ho idea di cosa sia, non ho ordinato niente, non è niente della lista Amazon, perché la lista Amazon consegna da me,
L'unico posto dove è presente l'indirizzo lì ormai è il sito internet, è arrivato un pacco da Cagliari, quindi o io ho ordinato qualcosa e non mi ricordo di averlo ordinato, oppure qualcuno di voi mi ha mandato qualcosa, non lo so, o magari è il catalogo nuovo della Forbo, perché io l'altro giorno ho ritirato in ufficio il catalogo Forbo per i mobili di Anna, ma era vecchio e aveva codici colore ormai desueti, quindi ho chiesto all'azienda di mandarmene un altro, non lo so, lo scopriamo. Poi torno in lab, non inizio i mobili di Anna perché non ho né i materiali né l'approvazione del disegno, e tra 5 minuti se non mi approvano il disegno mi rompo le palle, perché o Anna si muove oppure io non faccio fisicamente in tempo a fare tutti i mobili per la riapertura. Quindi direi che ci occupiamo di qualcosa di soft, in realtà ci occupiamo di un po' di cose. Adesso in ambulatorio, se riesco, ritiro un pezzo che è da non proprio restaurare, ma dagli una cosa sensata, un attrezzo che si è fatto costruire Anna per fare determinate operazioni, e vi faccio vedere cos'è, vi spiego se posso ritirarlo, non so se devo usarlo, e con cui dobbiamo dargli una rinfrescata. Quello che vi dicevo, che avevo bisogno di dipingere il metallo, e quindi vi avevo chiesto informazioni, mi avete detto qual è la combo giusta per ottenere un buon risultato, e vi spiego tutto. Ma vorrei anche farvi un aggiornamento del banco da guerra, perché in tantissimi mi chiedete com'è andato l'esperimento del piano. Adesso è un po' di mesi che il piano in resina è in essere, quindi vi faccio un po' il punto di questo successo o insuccesso, disastro o com'è, ve lo dico dopo e vediamo. Ma vorrei anche, già che ci sono, già che siamo, tipo integrare i nuovi avvolgitubo che mi ha portato ieri la zecca nel banco da guerra, così almeno risolvo anche quel problema dell'aria compressa, e poi il banco è quasi al 100%, manca ancora il tubo d'aspirazione Festool, ma c'è. Basta, questo è come andrà la giornata, insomma piena, ma non pienissimo, una roba relax. Vi lascio intanto il link alla live di ieri, registrata su YouTube, per chi non l'avesse vista. Secondo me è venuta una roba carina. A più tardi parliamo ancora di stampa 3D. Niente, il cantiere mi assorbe sempre profondamente, però sono andato a ritirare il pacco che c'era nei miei e ho scoperto cos'è, però non ho memoria che ne avessimo parlato. RG, grazie del legno, ma soprattutto grazie della birra, sei un pazzo, mi hai mandato un pacco addirittura da Cagliari. Ti ringrazio anche del biglietto, spero sia arrivata intera. Sì, è arrivata intera, però fa un piacere, dimmi che legno sono. Io li metto nell'app, ma non sono così bravo da sapere che legni sono. Ora, ho parlato un attimo con Anna e non riesco a blindarla sulle decisioni fino a domenica. Quindi domenica è giornata di lavoro ancora, però almeno lunedì mandatorio in sila a ordinare i materiali per almeno le due scrivanie e gli armadietti degli spogliatoi. Quindi c'è oggi e domani. Oggi un lavoro semplice. Dai, facciamo una roba easy però interessante, così poi vi parlo anche del piano del banco, facciamo un po' un punto. Avrei voluto farla più avanti, ma è già il momento di fare il punto su questo piano del banco qua, ma più tardi, ripeto. Oggi inseriamo questi che mi ha mandato la zecca e andiamo a sostituire l'innesto sia di qua che di là col cavo, quello tutto spiralato, che per quanto sia comodo, perché la spirale è morbida, è sempre una rottura di palle. Poco da dire, è un avvolgitubo all'uscita di N pollici, vedete voi, a cui bisogna attaccare quello. Adesso io non ricordo se quello è maschio o femmina, l'innesto rapido, però comunque io, anche se non nere, ho comunque già le femmine e potrei inserirle. E qua invece va collegato sempre il Relaxan. Ne ho ancora un po' d'avanzo, quindi quello che c'è da fare è semplicemente aprire di qua, aprire di là, fare i collegamenti, e poi anche questo qua si potrà sfilare. L'idea iniziale che ho avuto di lasciare quello libero sia di qua che di là si è rivelata scomodissima, perché tutte le volte per poterlo fare io devo aprire la cassetta Festool sopra il compressore, andare a togliere il tubo, scegliere quale pistola usare, attaccarlo, se poi mi devo spostare devo staccarlo di qua, attaccarlo di là. Molto più sensato invece dover attaccare solamente l'utensile che si vuole usare. Quindi a fine lavoro il banco dovrebbe essere ancora un pelino più performante, un gradino in più. Facciamo subito.
Allora, ci ho messo un po' più del dovuto, ma ho avuto anche ospiti nel frattempo. Niente, fatto, eccolo qua. Ma che bellini, uno di fianco all'altro della zecca. E questo qua funziona, ovviamente. Addio. Comodo, comodo. E poi, se riesco a ritrarlo, dentro, così, non ci si pensa più. La chiesa conferma come al solito. Qui manca ancora il tubo Festool, che non ho ancora comprato perché sono spilorcio. Però attaccato al tubo Festool si porta anche dietro il lavoro delle saracinesche, che potrei fare con la stampa 3D. E a proposito di stampa 3D, me l'avete chiesto in 100, me l'avete chiesto in 1000, me l'avete chiesto in 4000 e alla fine mi avete convinto e ho accettato questa roba. Ho contattato di nuovo Azzurfilm, che mi ha dato stampante filamenti, e io ho chiesto un codice sconto per voi. Un codice sconto del 15% su tutti i loro filamenti, che non sono però già in sconto e non cumulabile allo sconto che hanno sulla newsletter. Comunque il mio sconto è più grosso. Quindi sul sito dell'Azzurfilm, mettendo questo codice, Wowmaker Show, mi sembra abbastanza riconoscibile, avete il 15% di sconto su tutti i loro filamenti. Non ho affiliazione, quindi io non guardo niente, l'ho fatto proprio solamente perché me l'avete chiesto in tanti. A me non interessa avere l'affiliazione su queste cose. E se dovete provare uno dei loro filamenti proprietari, io andrei sullo Strongman, perché si sta rivelando veramente, veramente ficcante e soprattutto resistente. Stampa 3D che io non è che ho abbandonato, non è che siccome voi non vedete più, io non sto più facendo niente, sto continuando a studiare e a stampare. È che sinceramente, ragazzi, se metto in scena veramente tutto quello che faccio, mi si dilatano talmente i tempi che non faccio in tempo. Però una cosa la possiamo fare assieme, se volete, sulla stampa 3D. Possiamo spuntarla dall'elenco delle new tech che volevo per quest'anno in laboratorio. Che non vuol dire che io la padroneggia pieno, però la tecnologia è arrivata, la sto utilizzando. E la utilizzeremo anche nei prossimi giorni, perché... Vi parlo prima del banco? No, facciamo così. Perché... domani iniziamo un lavoro nuovo in attesa dei materiali di Anna e iniziare i mobili di Anna, che non è un lavoro nuovo, è il proseguo di un lavoro vecchio, il mobile hi-fi. Domani vado a ritirare i diffusori che sono in conto deposito al Corriere, perché anche lì c'è stata una vicenda, le mie sfighe in questo periodo si cumulano. Quindi domani mattina ritirerò i diffusori dal Corriere che ce l'ha in conto deposito e iniziamo subito a fare il proto del pannello secondo indicazione di Mike Borghese. Perché proto? Perché non andrò direttamente al plexiglass, anche perché non ho il laser. Faremo il proto in MDF dello stesso spessore del plexiglass, monteremo i diffusori e poi quei diffusori, quel pannello proto con i diffusori montati dovrà andare da Mike, che farà tutto il suo lavoro, le sue magie, perché per me sono solamente magie. Ma mentre lui farà quello, io col pannello in mano, i pesi giusti, perché più o meno MDF e Plexia su quello spessore i pannelli, il peso è quello, devo studiare gli agganci al mobile per il pannello. E gli agganci voglio proprio farli in 3D, capire come fare gli agganci in 3D in modo che tutto sembri più o meno sospeso. Ma veniamo alla ciccia, quello che mi avete chiesto in tantissimi ultimamente, e aspettavo, avevo sospeso il giudizio perché era troppo presto, ma ora posso tirare le somme. Molto prima rispetto a quando mi aspettavo di farlo, perché avevo contato di farlo a un anno, mentre non so dirvi quanti mesi sono passati che abbiamo rifatto il banco da guerra al piano sopra, ma posso già tirare le somme. Vi ricordo che il piano era un CarPlay che è stato grattato, stuccato e resinato con una resina non epossidica, ma una resina acrilica resistente, devo dire. Però non ci siamo, proprio non ci siamo. Non è un problema di resina, è un problema proprio di concetto, proprio di idea. Tornassi indietro farei la prova lo stesso, perché volevo provare, però non ci siamo proprio. Non mi piaceva il CarPlay perché si rovinava troppo velocemente, però non è che questo se la sia cavata meglio, devo essere sincero. Il CarPlay almeno è durato 2 anni, 1 anno e mezzo, questo invece proprio no. In alcuni punti rimane macchiato indelebilmente e soprattutto si lercia in una maniera assurda, tenete conto che questo è appena stato pulito, complice il fatto che la superficie non è liscia, la superficie è martellata e quindi si lercia. Quindi per quanto mi riguarda, esperimento resina, ma ne ha anche no. Cioè, ok, è stato un bel esperimento, io avevo l'esigenza di salvare questo piano perché avevo, vi ricordo, l'innesto della fresatrice e non volevo comprare un piano nuovo. Però no,
piano da lavoro in resina, proprio no. Valeva la pena provare? Sì, perché la sperimentazione a me piace sempre, ma assolutamente no. E ora? Allora, io ho un'idea. Un'idea basata sulla scorta di quello che ho usato fino adesso e che vorrei cambiare. Una volta nel vecchio laboratorio il mio piano era in MDF, tutto dipinto, tipo quello di GM Wood Lab. E si rovinava, ma il costo era irrisorio, quindi era facile ripristinarlo. Poi ne ho fatto uno in multistrato, sempre nel vecchio laboratorio, e si rovinava tanto quanto l'MDF, però costava di più. Il CarPlay è quello che fino adesso ha reso meglio, cioè resistenza agli urti altissima, resistenza ai graffi praticamente nulla, facilità di pulizia, dato per me altrettanto importante, ai massimi livelli, perché con la sua lucidatura lo si puliva. Ora, l'alternativa più facile è andare su un melaminico di qualità, come quello del mobile d'ingresso, perché come vi ho già detto, quando ho fatto quello, ho visto che non si graffia, anche perché è di alta qualità, quindi un bel truciolare, bello spesso e con un grosso strato di ABS sopra. Il melaminico di qualità però si porta dietro, secondo me, un problema dalla curva opposta di quello del CarPlay. Praticamente grande resistenza ai graffi, che il CarPlay non ha, pulizia paritetica, ma resistenza agli urti inferiore, perché il CarPlay, essendo basato su multistrato, resiste di più agli urti. Il melaminico, essendo basato su truciolare, anche se esiste anche in multistrato, no. Secondo me c'è un materiale migliore, è che è un materiale costoso, quindi con l'idea di andare a fare un banco che rispecchi tutte le mie esigenze, resistenza agli urti, resistenza ai graffi e pulizia e all'usura il più possibile, perché questo è il mio obiettivo, non perché debba essere così un banco, ragazzi, però l'ho già detto più volte, qui io non creo solo prodotti, creo anche contenuti, e non posso creare contenuti facendo vedere questo schifo qua, cioè non esiste. Quindi voglio qualcosa che sia anche bello alla vista e che duri il più possibile, proprio da vedere. Questo materiale, come ho detto, però è molto costoso e neanche si trova facilmente, almeno non allo smercio, così non è roba che si trova da Brickman, per intenderci. Però allora, appena avrò la cifra tonda, 250 sacchi da investire, cambiamo il piano e facciamo questo nuovo esperimento. Però servono 250 sacchi, quindi non avverrà proprio ora, perché tanto non è che non funzioni, fa solo schifo, ma funziona lo stesso. E voi direte, e perché ce ne hai parlato ora? Perché non piene le palle di rispondere sempre a tutti alla stessa domanda, come va dopo tutto questo tempo il piano in resina? Non va. Ora, in attesa di domani, io direi che, dato che è un po' che non lo dico, è un po' che non lo faccio, vado a farmi una birra, questa birra, quella che mi ha mandato RG proprio oggi, che è l'Ambrea Olimpia, che non ho mai visto, mai assaggiato. Ci vediamo domani.